Questi potrebbero sembrarti due avocado, invece sono le mie palle. E puoi immaginare che portarsi queste più il resto dell'attrezzatura appresso non è cosa semplice. Ma cosa hanno a che fare le mie palle con la pancia gonfia? La pancia gonfia è un problema annosissimo che riguarda la maggior parte delle donne e siccome più volte mi avete sollecitato fino a farmi diventare appunto i miei organi di quelle dimensioni, oggi ho deciso di farvi un video esplicativo del perché avete la pancia gonfia. Ho diviso due macro cosmi per i quali voi avete la pancia gonfia e sono uno di carattere emotivo e uno di carattere patologico. Iniziamo con quello emotivo. L'ansia, lo stress sono strettamente correlati alla pancia gonfia. Il cervello è direttamente collegato con l'intestino, per questa ragione voi avete le farfalle nello stomaco, perché tutte le emozioni, nella maggior parte dei casi, vengono somatizzate nello stomaco, nell'intestino. Quindi situazioni di particolare ansia o di particolare stress possono sicuramente influire sul gonfiore addominale, sull'aumento del volume della pancia. Un altro aspetto è quello di mangiare molto velocemente. Mangiare con ingordigia, mangiare voracemente, comporta un introito di aria. Quindi noi mangiando velocemente ingurgitiamo aria e quindi ovviamente lo stomaco si dilata. In più c'è tutto l'universo donna. Cosa vuol dire l'universo donna? Vuol dire che voi in un mese avete soltanto 3 ore in cui avete l'addome piatto, perché in 30, 31, 28 giorni a seconda siete sempre in preciclo, ciclo, post-ciclo, ovulazione, lui è un pezzo di merda, il capo è un coglione e quindi questo tumulto di situazioni vi portano a gonfiare la pancia e di conseguenza. Vediamo invece le ragioni patologiche che sono un po' più concrete del perché si può avere la pancia gonfia. Il nostro microbiota intestinale, cioè la flora batterica, interagisce con gli alimenti per favorirne la digestione e la metabolizzazione degli stessi. Quando questo non funziona bene, purtroppo si hanno problemi. Allora, le cause patologiche più diffuse possono essere la disbiosi intestinale, la celiachia, la sindrome da colon irritabile e poi le intolleranze al lattosio, al frumento, alla caffeina, ai dolcificanti, per non parlare di malattie croniche come la rettocolite o il morbo di Crohn. Ultimo, ma non ultimo, l'utilizzo dei famigerati legumi che sono veleno per il nostro intestino. Ve l'ho spiegato in un altro video. Le ragioni laddove non ci siano problemi di microbiota, di flora batterica e di patologie, qual è? È la fibra. La fibra contenuta nella frutta e nella verdura. Allora, chi è abituato a mangiare male e a un certo punto cambia completamente regime alimentare introducendo quantità di frutta e verdura, la fibra irrita l'intestino. Quindi dobbiamo stare attenti. Come fare? Dobbiamo mangiare la verdura, dobbiamo mangiare la frutta. Intanto evitiamo la frutta a fine pasto perché fermenta insieme agli altri alimenti e crea pressione e gonfiore addominale. Il problema maggiore ce lo dà la verdura. Ma io mangio l'insalata. L'insalata per alcuni è tossica da morire. Io ho una cliente che se ingoia una foglia di iceberg, che è acqua, diventa incinta di 7 mesi. Ok? Quindi come fare per evitare? Intanto studiamoci, cerchiamo di capire cosa sto mangiando, che verdura sto mangiando e che reazioni mi dà. Allora il consiglio che io vi do è: mangio frutta, verdura cruda, passo alla cotta. La cotta non la mischio, la mangio monotipo. Poi dopo provo un po' con la cruda e provo a ridurne la quantità. Se io per saziarmi mangio intere terrine di verdura, ci sta che io abbia la pancia gonfia. Quindi riduciamo la quantità e cerchiamo di capire quali all'interno delle infinite varietà ci crea irritazione, ci dà questo gonfiore, questa sensazione fastidiosa di gonfiore addominale. Quindi
Riguardate questo aspetto. Voi donne, concentratevi su questo, perché nel 90% dei casi siete in questa fascia. Ma laddove ci siano problemi, patologie, rivolgetevi al medico. Per quanto riguarda invece il problema della fibra o il problema dell'intolleranza, o togliete sti cazzo di legumi di mezzo, vedrete che la situazione migliorerà. E anche queste diventeranno di una misura congrua. Siccome, come vedete, siamo veramente ai minimi termini, comprate panza elastica, solo 49 euro, non fosse altro per una maglietta sana.